sono a vostra disposizione. Era un po' che non ci vedevamo e mi sembrava giusto e opportuno così avere del confronto con voi e soprattutto un bel dialogo insieme a voi. Quindi possiamo eventualmente iniziare. Sì, siamo arrivati in un momento dove chiaramente avremo le nostre riflessioni. Abbiamo un allenatore che è con noi da 10-12 giorni e di conseguenza ci confrontiamo quotidianamente non soltanto per quello che dovrà accadere a gennaio, ma per quello che viviamo giorno per giorno. Ci siamo dati dei tempi e giustamente lui ha chiesto dei tempi logici per poter capire la squadra, per poter capire dove eventualmente dobbiamo intervenire e quindi in questo momento siamo assolutamente concentrati sul campo, su quello che lui ne trarrà fino almeno alla partita con il Brescia. A quel punto ci metteremo seduti e probabilmente lui avrà un'analisi e un quadro completo della situazione. Il campionato inevitabilmente, senza offendere l'intelligenza di nessuno, ha dato evidentemente delle risposte probabilmente diverse da quello che noi auspicavamo all'inizio, anche se siamo convinti che questa è una squadra comunque importante, con dei valori tecnici e morali importantissimi. Sicuramente qualcosa non è andato, perché altrimenti veramente sarei poco intelligente a dire l'esatto contrario, anche se invito ognuno di voi che è qui in questa platea a dirmi se il 2 settembre ognuno di voi non pensava che questa fosse una squadra capace di poter far particolarmente bene in questo campionato. E mi ricordo come nelle griglie di partenza probabilmente eravamo secondi o giù di lì dopo Catania o poco altro. Però giustamente la domanda è pertinentissima, perché è giusto che sia così. Evidentemente qualcosa non ha funzionato e noi con grande senso di responsabilità dobbiamo verificare come poterci migliorare. Ma ripeto, diamo tempo anche all'allenatore di capire che organico ha, che uomini ha, fino a quella che sarà una data, poi che ci sarà una sosta e da quel momento in poi lavoreremo. Potrebbero essere 3, potrebbero essere 4, però credetemi, per quanto mi riguarda dal punto di vista dirigenziale, è normale che io mi debba confrontare non dal 24 di dicembre in poi. Io devo confrontare con me stesso e con la mia realtà, che è la mia proprietà evidentemente, ma anche perché noi dirigenti ci confrontiamo quotidianamente anche in questo momento. Quindi probabilmente è normale avere delle idee. È altrettanto normale aspettare quelli che saranno poi i dettami del tecnico a tempo debito. Alla prima dico che mi metto in discussione tutti i giorni, perché evidentemente io sono direttore sportivo di questa straordinaria società e quindi è giusto mettersi in discussione quando i risultati non arrivano. Se lei intende dire se mi sono sentito messo in discussione dalla proprietà, è un'altra cosa. No, la proprietà mi ha dato sempre grande testimonianza di fiducia e lo testimonia il fatto che sono qui in questo momento, lo testimonia anche, e poi voglio dire, in questi casi non è che bisogna ripetere sempre le stesse cose, anche in conferenza stampa di presentazione del mister Nicola credo che sia stato abbastanza chiaro in quel tipo di orientamento. La seconda domanda, mi scusi, qual era? Il budget, no, non c'è un budget, c'è soltanto la voglia di migliorarci. Non abbiamo assolutamente toccato nessun tipo di questione riferimento alla parte economica, amministrativa, budget o situazioni di questo genere. Noi sicuramente siamo attenti a volerci migliorare, sicuramente. Siamo presenti? Diceva che si è sbagliato qualcosa, secondo me cosa? Cioè qualche valutazione, qualche giocatore magari
con scarsa esperienza che pensavo potesse rendere di più, si è peccato di esperienza, cioè cos'è andato storto, secondo me? Cos'è quel qualcosa che non ha più? Allora, facciamo una cosa, se noi siamo a 19 punti oggi e se noi abbiamo perso credo 6 partite di campionato, 7, quella di domenica, la settima, evidentemente qualcosa non ha funzionato, ma non è che non ha funzionato nel singolo calciatore, nell'esperienza o inesperienza. In generale noi siamo convinti di avere un gruppo importante, veramente noi siamo convinti, come lo siamo stati convinti dal 2 settembre, ripeto, come tutti voi e come ancora io leggo, come in alcuni portali, in alcune interviste di illustri addetti ai lavori e non di Bari, che ritengono che sia una squadra comunque costruita per far bene. Se però siamo a 19 punti e se ancora oggi siamo alla ricerca di una continuità per poter legarci a quel carro importante che potrebbe darci la vera, diciamo, la vera espressione di quello che è stato il nostro percorso, perché noi volevamo essere una squadra che voleva far bene. Se non stiamo facendo questo, evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Ora non è, voi avete fatto una serie di, giustamente, di analisi che possono essere in varie reparti, no? Perché ho letto tantissimo nel reparto offensivo, come ho letto alcune situazioni nel reparto difensivo. Io credo che un po' tutta la squadra, un po' tutti noi dovevamo fare qualcosa in più. Evidentemente oggi se abbiamo 19 punti, qualcosa di... qualche errore è stato fatto. Andrea Di Paolo. Direttore, una squadra costruita per fare bene, però evidentemente le lacune ci sono, e in un certo senso sono state messe in mostra sin da subito: l'attaccante, un supporto accaputo, anche in difesa, i nuovi innesti, subito Cepitelli e Polenta, non hanno comunque reso come magari si pensava. Quindi le lacune restano, a prescindere dalle valutazioni e dagli obiettivi che c'erano in questa stagione. La seconda domanda, tornando al mercato, in questi giorni sono stati tanti nomi che sono venuti a galla, da Pavoletti allo stesso Polenta, addirittura a Vittorio Di Bellomo. Di questi, quali potrebbero essere gli effettivi rinforzi? Cepitelli è andato in Serie A ed era una compartecipazione con il Parma, quindi è una situazione probabilmente, io non l'abbiamo mai trovato in questo organico in realtà Cepitelli, e non era un giocatore che potevamo noi valutare o evidentemente utilizzare, ma l'ho detto prima, se Polenta non sta qui, evidentemente a 360 gradi, quando noi abbiamo costruito la squadra con l'incidenza evidentemente della scorsa conduzione tecnica, si era ritenuto opportuno che l'organico che stavamo costruendo fosse quello ideale. Abbiamo in Camporese uno che ha vinto un campionato lo scorso anno, abbiamo in Ligi il giocatore premiato come miglior difensore della Serie B sinistro, perché giocava a 4 lo scorso anno, ma noi abbiamo iniziato per giocare a 4. Probabilmente quello che era stato indiziato da subito come il calciatore probabilmente meno positivo, che è Matteo Contini, sta dimostrando a tutti, no, che partita per partita probabilmente è più positivo di tutti. Ripeto, non mi va di andare a parlare del singolo, perché siamo ancora convinti di avere un organico importante, ma siamo altrettanto convinti, come avete detto voi e come io, perché non voglio offendere l'intelligenza di nessuno, come io credo noi dobbiamo migliorarci soprattutto dal punto di vista, oltre che nello specifico, proprio il calciatore nello specifico, nella qualità del calciatore nello specifico, che può essere la punta strutturata, che può essere una serie di altre cose, noi dobbiamo migliorare anche nell'aspetto caratteriale. Noi probabilmente alcune gare che potevamo condurre anche abbastanza facilmente, senza poi andarla a menzionare, ma le conoscete tutte, noi probabilmente siamo mancati anche dall'aspetto caratteriale. Senza parlare dei singoli, viene in mente però una delle fasi tecniche all'inizio di stagione, tipo quella che non era necessario un attaccante strutturato, perché il Bari avrebbe giocato alla terra. Una frase del genere detta tra il campionato di Serie B, non può essere considerato un po', diciamo, per esempio, presuntuosa, visto no, ma... Ma non era un concetto di palla a terra. Io ho detto chiaramente, ed ero qui a fine campagna trasferimenti, poteva essere il 3 o 4 di settembre, io ho detto che confrontandoci con l'allenatore non riteneva
necessario un ulteriore giocatore lì davanti, e a domanda fatta, se va via João Silva, che è l'unico strutturato di questo organico, serviva eventualmente comunque una punta strutturata, ho detto abbiamo parlato con l'allenatore e evidentemente è contento dell'organico che ha, ma è così. Questo può essere, e io non credo di essere uno che poi, se ammette un errore, io credo che sia anche intelligente ammettere un proprio eventuale errore. A oggi vi dico che non abbiamo parlato di palla a terra, abbiamo parlato di un confronto con un allenatore che non aveva bisogno di altre figure lì davanti. Evidentemente a giochi fatti probabilmente un calciatore lì davanti è mancato, che poi possa essere mancato lo strutturato, che poi può essere mancato un calciatore con certe caratteristiche ben precise, anche caratteriali, ma qualcosa gli è mancato. Io credo dirlo non cancella il lavoro fatto, perché ripeto, io continuo a dire, ed è questa una cosa che va nello spogliatoio direttamente, perché voi sapete che poi tutto quello che stiamo dicendo oggi non lo ascoltano soltanto i tifosi, per la quale io ho un'ammirazione incredibile e un rispetto incredibile, ma va direttamente poi allo spogliatoio. Noi siamo convinti, come è convinto il mister, perché il mister Nicola, io non ricordo chi gli ha detto, probabilmente il Bari ha usufruito della sosta della Serie A per poter prendere Nicola, altrimenti Nicola era un appetibile per eventuali Serie A. Probabilmente era così. Nicola, prima di accettare, ha verificato che organico aveva la Bari e ha ritenuto opportuno che fosse un organico che poteva comunque garantirgli un campionato da protagonista. Lo ha valutato fino in fondo. Quindi anche l'allenatore, anche Nicola, è convinto di avere un organico di grande qualità, che va migliorato, che evidentemente va migliorato. Luca Guerra? Salve, direttore. Un attimo sul capitolo 40. Sì. 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 Perché lui, proprio 3 mesi fa, non so che tempo ha deciso di essere qui, si assunse le responsabilità, accusando in qualche modo di averlo cacciato di scarsa professionalità di quali che sono. È andato a avere molto più fare chiarezza, lì è preciso anche la rete. Io personalmente non ho mai parlato con Diego Polenta. Io ho un grandissimo rapporto col suo agente, che è Pablo Betancourt, con il quale, non soltanto per Polenta, ma io sono, questo è il 19° anno che faccio calcio, io ho avuto sempre un grandissimo rapporto con lui. Pablo Betancourt sa perfettamente che non ho mai detto nulla di negativo nei confronti del suo assistito. Io e Pablo Betancourt parliamo di tantissime cose, perché è uno dei più grandi agenti a livello mondiale, soprattutto per quel paese lì. Sa perfettamente che non ho mai parlato di Diego in quei termini. In quel momento, ripeto, in quel momento la valutazione tecnica prevedeva un altro tipo di calciatore. Oggi dire di Polenta sicuramente è una suggestione sia ambientale che emozionale. Non dico né no e né sì, dico semplicemente che voglio dare, è giusto che sia così, tempo all'allenatore, a Nicola, di valutare tutto con la massima attenzione. Gli errori si fanno, come si dice, perseverare poi diventa diabolico, quindi a questo punto vogliamo veramente avere le idee chiare su quello che vorremmo fare. Molto spesso si dice ma lasciamo stare il modulo, in questo caso non dobbiamo prendere calciatori che servono alla causa, che migliorano l'essenza di questa squadra. È una domanda intelligentissima ed è una evidentemente domanda che anche noi all'interno facciamo, evidentemente se abbiamo visto ricoprire in momenti di emergenza ruoli da calciatori probabilmente che ricoprirebbero nella loro storia altre situazioni tipo Donati, ma anche Defendi, ma anche Sabelli, e evidentemente, come vedete, anche in questa nuova gestione qualcosa sta cambiando da questo punto di vista. Si è un po' resettato tutto. Abbiamo visto l'esordio di Lorenzo Filippini, che non aveva fatto un minuto. Probabilmente il fatto che Minala potesse giocare altri 10 minuti, o che comunque
la difesa a tre ha previsto comunque tre difensori specifici, e con questo dico che nulla nella gestione di Mangia, con il quale, anche se qualcuno può pensare il contrario, io ancora oggi mi sento, non dico quotidianamente ma spessissimo, perché evidentemente entrambi abbiamo condotto comunque un rapporto di lealtà professionale. Nicola ha resettato tutto, perché appunto pensavamo di avere i doppi ruoli coperti abbastanza sufficientemente. Oggi, da questo punto di vista, credo che l'allenatore, il nuovo allenatore, lo stia dimostrando, fermo restando che è capitato a Bologna che nell'infortunio di Defendi si è andato di nuovo Sabelli a sinistra e Salviato a destra, ma diciamo che Sabelli, se la vogliamo dire tutta, in nazionale under 21 gioca prevalentemente a sinistra, perché d'altra parte c'è Zappacosta e Di Biagio difficilmente ne può fare a meno. Quindi diciamo che tutto sommato quella di Sabelli è una doppia situazione che lui svolge in maniera ottimale sia a destra che a sinistra. Però è intelligentissima questa cosa, perché anche lì noi dobbiamo assolutamente interrogarci. Non è un problema di risoluzione di contratto, è un problema di grande sensibilità e di umanità nei confronti di questo ragazzo, che senza che non dobbiamo neanche dire che cosa è accaduto, perché non è giusto nel rispetto della famiglia. Sicuramente Rossini non giocherà più con la Bari, ma Rossini non è un nostro giocatore di proprietà, è un giocatore di proprietà del Sassuolo, quindi le eventuali situazioni burocratiche saranno affrontate dal Sassuolo. Ancora Andrea Di Paolo? Può capire in quali ruoli il Bari è già convinto di dover porre rimedio. Abbiamo parlato spesso della mancanza di una punta che possa sostituire Caputo, ma anche a centrocampo sembra mancare un po' di qualità in fase di costruzione, forse anche in difesa a causa anche Rossini nel momento delicato del contempo. Ci sono delle linee guida già tracciate? Di Paolo, mi pare di averlo detto prima. Sicuramente io come dirigente le idee le devo avere per forza, altrimenti vado a fare un altro lavoro, ed è normale che il mio confronto sia anche quotidiano col mio mondo del calcio, ma nello stesso momento io mi confronto con il tecnico quotidianamente per il vissuto del campo giorno dopo giorno, e perché poi c'è il Carpi, e perché poi c'è, quindi bisogna viverle tutti i giorni. Noi ci siamo dati tempi perché lui vuole conoscere questo organico, ma vuole conoscere anche le caratteristiche dell'eventuale attaccante che deve arrivare o dell'eventuale difensore che deve arrivare. Ed è vero ed è chiarissimo che poi io debba avere già un, ma non io, tutti i direttori sportivi d'Italia debbono avere comunque delle idee o un quadro a 360 gradi, mi sembra abbastanza evidente. Ma prima di arrivare ad ottenere quel risultato, a dire questo è il calciatore che serve al Bari, noi abbiamo bisogno che il mister capisca fino in fondo questo organico. Lo ripeto, allora iniziamo. Allora, Coda innanzitutto non è dell'Udinese perché è un difensore centrale, ma Coda è del Parma eventualmente. Ecco, quindi è del Parma, non dell'Udinese, perché è un difensore centrale. Se poi questa è una informazione che tu hai di Coda, io ti dico semplicemente questo. Ecco, allora, Coda è del Parma, ma eventualmente non è così, perché nel momento in cui João Silva chiedeva, anche ne aveva ben donde di poter fare, era un ambizioso, voleva fare la Serie A, evidentemente questa cosa nasceva qualche giorno prima, e quindi con il mister si parlava di eventualmente come poterlo sostituire.
e io devo dare una rosa di eventuali papabili. Allora, se tu, siccome se tu sai che c'è stato il nome di Coda, o se tu sai che c'è stato anche un dialogo in riferimento a Coda, evidentemente tu sei ben informato, perché evidentemente Coda è stato uno di quelli menzionati da parte nostra nelle ultimissime ore di mercato. L'allenatore, ripeto, e qui non ho ombra di smentite, l'allenatore, ma ne aveva ben donne, ma non perché aveva fatto un errore o perché aveva valutato male, evidentemente verificava nel suo organico una rosa per lui sufficientemente idonea per fare tutto il percorso che si era prestabilito. Il nome di Coda è uscito, te lo confermo, ma Coda, la punta del Parma 96, è uscito perché noi abbiamo fatto sicuramente un ventaglio di possibilità. Tra questo ventaglio di possibilità c'era Coda, che poi il Parma poteva cederlo o non cederlo, ma confermo, e qui non ho ombra di smentita, non confermo che l'allenatore, al confronto con me e con la proprietà, riteneva che questo organico fosse assolutamente competitivo per, ma lo ritenevamo anche noi, e ripeto, oggi stesso, nonostante i nostri 19 punti, riteniamo di avere un organico importante. Io ripeto, ero qui e ho detto che l'allenatore non riteneva opportuno portare un ulteriore uomo in organico perché era sufficiente. Quando voi mi avete detto, ma non abbiamo uno strutturato, ho detto perché l'allenatore ha un concetto di gioco che probabilmente non prevede questa soluzione, ma quando si fa una squadra, a parte prendermi le mie responsabilità, perché posso anch'io da direttore sportivo imporre dei calciatori, perché funziona anche così, no? In quel momento anch'io ritenevo opportuno e ritenevo che l'allenatore avesse la visione giusta dell'organico. Ma lo ho detto anche all'inizio, se ci sono degli errori è anche giusto manifestarli, perché non è debolezza, eh. Io non la ritengo una debolezza. Ah sì, sui contratti, allora ripeto che i contratti devono essere firmati dopo una certa partita. Il presidente nello spogliatoio ha soltanto detto semplicemente questo: se vogliamo farlo andiamo su e lo firmiamo, se vogliamo farlo dopo un momento magari positivo forse è meglio, forse emozionalmente è più giusto. Noi abbiamo evidentemente alcuni ragazzi con la quale noi abbiamo già degli accordi che vanno semplicemente sottoscritti, e non dico né nomi né cognomi perché non è giusto. Quando saranno sottoscritti saranno sicuramente pubblicati o comunque manifestati. Per quanto riguarda la continuità, probabilmente noi abbiamo fatto 70 minuti importanti contro il Trapani e poi siamo andati un pochino in difficoltà dopo il rigore di Mancoso. La continuità l'abbiamo data anche a Bologna nella prestazione. Abbiamo fatto un primo tempo importante e poi insomma avete visto come è andata la partita, ma siamo andati a casa forse della squadra più importante che abbiamo incontrato in questo campionato. E l'abbiamo fatto con una continuità sia caratteriale che nelle giocate. Noi siamo convinti che questa squadra così com'è può trovare continuità. Per quanto riguarda De Luca, Volski e Stevanovic, allora, De Luca ha fatto 4 gol e sicuramente anche lui si aspettava qualcosa di più da lui stesso, però noi siamo contenti di quello che sta facendo, probabilmente lui per primo vuole darci qualcosa di più. Stevanovic ha fatto probabilmente il primo anno che trova una continuità, diciamo, di partite, di minutaggio. Se voi andate a vedere nel suo score sia a Torino che a Palermo, probabilmente giocava con meno continuità. Qui sta trovando quella continuità e l'ha fatta in molti ruoli, l'ha fatto come terzo di sinistra in un 4-3-3, l'ha fatto a destra, insomma il suo contributo l'ha dato. Probabilmente
è inevitabile. Se noi siamo in questo momento a parlare in questo modo, evidentemente tutti devono dare qualcosa di più, e non soltanto Stevanovic, De Luca e Boschi. Boschi, quando l'abbiamo preso come un valore aggiunto. Tutti noi pensavamo fosse un valore aggiunto. Lo pensiamo anche adesso, ha delle qualità superiori alla media. Probabilmente calarsi nella categoria Serie B non è facile per nessuno, e in particolare non lo è stato per lui. Però noi siamo ancora convinti, ne parlavamo anche con mister Nicola, che le qualità che lui esprime quotidianamente in allenamento sono di valore assoluto. Si tratta semplicemente di sperare che ci sia questo click, questa situazione, questa inerzia positiva che può darci veramente il valore aggiunto. Feo Dispo, le ultime, ci sono altre ultime due domande e poi chiudiamo. Torno sulla questione di Mover, quindi è stato facendo un anno priorità, insomma, diciamo detto che la categoria priorità era molto. Perché si sente dire quindi che la questione di Mover da escludere che abbia contribuito a un po' di orientamento. Ma guardate, io vi dico per quello che la realtà. Allora, so cosa hanno dichiarato i calciatori, so cosa ha detto Caputo, so cosa ha detto Galano, so cosa ha detto Sciaudone, ma so anche quello che ci siamo detti noi, quello che ci sia, dove siamo, il punto dove noi siamo arrivati. Noi abbiamo gli accordi con tutti, probabilmente soltanto uno ancora deve trovare l'accordo definitivo, ma di fatto sono cinque calciatori che devono o rinnovare o adeguare, e siamo a buon, no, non a buon punto, abbiamo definizioni praticamente con 4, di 4 su 5. Ora, non dico né nome né cognome, perché quando poi sarà tutto fatto è soltanto l'arco temporale. Il presidente, ripeto, ha dato ai ragazzi la massima disponibilità. Se fosse stato un problema, come lei sta dicendo, di queste eventuali prestazioni, no, non è così, perché la proprietà ha dato massima disponibilità a tutti i ragazzi. Italo Cinque Palmi. Dipende dalla sua volontà di capire, perché nel pullman, quella, la partita alla Crotone, l'ho fatto io 8 ore di pullman insieme a mister Mangia, e la prima cosa che mi ha detto dopo aver letto nel sito: direttore, quando parlo di tasselli non intendo dire che mi mancavano calciatori, mi mancavano i tasselli oggi. È testimonianza di tutto il pullman. Allora io le dico, ho grande stima di Mangia, ma veramente dal punto di vista intellettuale e professionale. Mi pongo per quello che è stato il dialogo tra me e lui interpersonale. È lui che mi ha chiamato per dirmi, eravamo sul pullman per dirmi, io non intendevo questo. Intendevo che oggi mi mancavano giocatori importanti per la quale ho dovuto fare una squadra diversa da quella che avrei voluto fare. Quindi io, ripeto, ho troppa stima e rispetto di Davis Mangia. No, ma per carità, avrei risposto volentieri. È un tormentone che va avanti da quel giorno, perché come giustamente ha detto il vostro collega, se io non mi fossi confrontato con Mangia sulla storia dei tasselli, probabilmente non sapevo cosa rispondere, e invece mi sono confrontato. Per quanto riguarda Romizzi, il candidato migliore per poter rispondere è lui. Lui in quel momento stava facendo una chat anche gioiosa, in un momento di distensivo. Non c'entra nulla con la mia eventuale assenza, non sono mai mancato. Ma non perché un direttore debba stare sempre all'allenamento, ci mancherebbe, ma io personalmente amo vedere la squadra allenarsi e amo avere il confronto quotidiano con l'allenatore. Come? Sempre, tutti i giorni. Buongiorno. Notizia pure per me. Allora, Mangia, me lo ricordo perfettamente, sempre dopo Crotone nominò Minala, perché qualcuno ha detto perché non ha giocato Minala, per motivi disciplinari. Qualora ci fossero motivi disciplinari, chiaramente è una cosa che rimane dentro la società, e saremo noi eventualmente a prendere determinate
iniziative o decisioni per il mercato di gennaio. A oggi non ci sono assolutamente questi orientamenti, però ripeto, è una cosa che rimane nella società. No, non è né un rifalso, noi stiamo valutando non soltanto Minala, però noi stiamo valutando tutto l'organico. Adesso soffermarsi su Minala, che secondo me va rispettato sia come ragazzo che come professionista, fermo restando che se errori ha fatto probabilmente la società già è intervenuta, o se qualcosa sarà ancora ulteriore interverrà con più veemenza. Ma volevo dirvi una cosa, ma noi abbiamo parlato adesso e mi ha fatto veramente piacere, ma c'è anche qualcosa di positivo in questa neo società che si è costruita da 6 mesi a questa parte, dopo qualcosa di straordinario lo scorso anno. Questa è una società che sicuramente, per quanto riguarda la prima squadra, qualcosa manca, evidentemente qualcosa manca, probabilmente manca quella continuità che non siamo riusciti ad avere. Ma c'è una costruzione che la proprietà sta facendo a tutto tondo. Abbiamo un settore giovanile che nasce da zero e oggi nelle squadre principali stiamo facendo parlare di noi stessi a tutta Italia in maniera molto positiva. Abbiamo 7 nazionali di categoria e probabilmente anche in prima squadra ci sono anche calciatori di patrimonio come Sabelli, come Galano, ce ne sono tanti che sono di proprietà del Bari e si sta costruendo. Chiaramente all'inizio tutti pensavano che questo percorso fosse più facile. Io in presentazione avevo detto che nulla c'era dovuto. Probabilmente non pensavamo di arrivare ad avere queste difficoltà così tante subito, però ci sono anche tante cose che si stanno costruendo con passione, con capacità, con professionalità. I nostri errori, se ci sono stati, e ci sono stati, ce li riconosciamo perché è giusto che sia così. Siamo convinti che possiamo lavorare e far bene anche con questo gruppo, migliorandolo un pochino, ma andiamo a vedere anche tante di quelle cose che questa società, questa neo società sta facendo di importante, perché questo è anche giusto, sottolineare tutto questo. Guardatevi anche intorno, è un continuo crescere di migliorie, la sede, le strutture, è un continuo, questa è una società che viene presa, evidentemente, come voi sapete meglio di me, tutti voi che conoscono la storia meglio di me, viene presa dove si inizia da zero. Probabilmente speravamo e credevamo di avere qualche punto in più in classifica a questo punto del campionato. Ci crediamo fino in fondo, ci miglioreremo per questo, però tante cose importanti questa proprietà sta facendo. Mi sembrava giusto anche sottolineare questo. Scusa un attimo Franco, fai fare, siccome il 17 per me è un numero fortunato, per voi siciliani chiudi, no? E poi Franco fai la considerazione. Ma guardate, voi parlate di Mr. Man, Mr. Man già è stato una... Mancava di? No, non ho detto che Coda non l'ha ritenuto opportuno, ho detto che il mister ha ritenuto opportuno che l'organico fosse sufficiente. Non andiamo a puntualizzare su Mangia, che Mangia ha fatto sia in premessa che durante il percorso un lavoro straordinario e i risultati non gli hanno dato ragione. Non gli hanno dato ragione purtroppo spesso il campo che prende delle decisioni, perché Mangia ha lavorato benissimo, non bene ma benissimo, sia in fase di costruzione che a seguire. Per quanto riguarda Pavoletti, era difficile già quest'estate, dove evidentemente noi un pensiero l'abbiamo fatto, ma non l'ultimo giorno, perché se tu fai il pensiero di Pavoletti l'ultimo giorno evidentemente è un errore madornale. Pavoletti non era avvicinabile non al Bari, ma a nessuna situazione di B in particolare. Oggi cosa devo dire? Pavoletti è un grande calciatore, per la B sarebbe un valore aggiunto, ma a Pavoletti gli si avvicinano tante situazioni, come può essere anche qualche Serie A. La situazione Pavoletti è difficilissima, io oggi non posso dirvi che Pavoletti non è un giocatore per il Bari o che possa interessare al Bari, dico che Pavoletti è sicuramente un profilo straordinario, ma che da qui a dire che può arrivare a Bari è difficilissimo, perché ha tante altre condizioni e situazioni che in questo momento non riesco assolutamente a prevederle. Bene. Però era giusto anche sottolinearle, no? Perché se poi parliamo sempre in negativo non è neanche giusto. Quando anche i giornali fanno
Coda non è 88 ma è 96. Comunque, detto questo, a prescindere tutto, è una punta, ma Cirici, allora il discorso è questo. Ma tu hai... Però siccome è un discorso inutile, perché non c'è, quindi parliamo degli assenti a preparare, però ho avuto dei risponti diversi, però con il stai, con l'effetto lo devo dire. Certo. Poi siccome non c'è, è inutile parlare. Ma non è anche giusto. Lo so che ha ragione, perché tu dice delle cose, sento delle altre, dico che avete ragione di te, e questo dice la storia. Non è questo, devo pensare a domani, non a ieri, perché secondo me non ha senso più pensare a ieri. Ma questa disamina, prima giustamente ha detto chi sbaglia è intelligente, conosce l'errore e ma l'errore di altro tipo, c'è un errore che ha fatto che non rifarebbe? Ma quindi, se c'è l'errore che ho fatto e non rifarei, lo tengo stretto nel mio essere, perché mi sembra anche giusto, no? Voglio dire, però il fatto di aver testimoniato che, ma non solo Antonelli, nel calcio, soprattutto quando si fanno tante, questa è una squadra ricostruita in tanti tasselli, in tante situazioni. Evidentemente, se noi abbiamo 19 punti e non ne abbiamo 25 o 26, è evidente che qualcosa non ha funzionato. E Antonelli, siccome è responsabile dell'area tecnica, quindi è direttore sportivo, come tale io ritengo che i miei errori li ho fatti. Mi sembra giusto poterlo dire, perché dire l'esatto contrario significa offendere l'intelligenza, soprattutto dei tifosi. Grazie a tutti, grazie.